Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ha accolto positivamente l'arrivo di 86 militari nelle città venete per rafforzare le misure di sicurezza e controllo del territorio nell'ambito dell'operazione Strade Sicure. Zaia ha sottolineato l'importanza della concretezza di queste misure e ha dichiarato che la sicurezza è e rimarrà sempre una delle priorità della regione. Circa 50 militari saranno destinati a presidiare la città di Venezia, concentrandosi su luoghi critici come le stazioni, particolarmente colpiti da episodi di borseggio. Il governatore del Veneto ha evidenziato che questo intervento contribuirà a garantire maggiore sicurezza nelle città, rappresentando un segnale importante per i residenti, i lavoratori e i visitatori della regione. Zaia ha ringraziato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il vice premier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini per l'attenzione dedicata alla sicurezza del territorio. A Chioggia non giungerà nessun militare di questi previsti per il Veneto, in quanto la nostra cittadina non ha mai fatto parte dell'operazione Strade Sicure, che vede coinvolto l'apparato militare. Nel frattempo, la nostra città non conosce notte senza che qualche attività non venga colpita da qualche delinquente per vedere danni l'attività per miseri bottini. La novità di quest'inverno 2023-2024 è l'aperitivo dopo lavoro, che non è altro che un happy hour dedicato a chi dal lunedì al venerdì finisce di lavorare tra le 18 e le 20 e magari vuole prendersi un momento di pausa, un aperitivo con gli amici o con i colleghi e spendere il giusto. Per cui proponiamo dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì, lo spritz, il prosecco e la birra, tutto a 3 euro, visto anche i momenti un po' di crisi degli stipendi. Veniamo incontro un po' al mondo del lavoro. Abbiamo una grandissima piazza di fronte col parcheggio accessibile a tutti, oltretutto anche sabato e domenica nel dopocena per i nostri cocktail, i nostri drink.